Finale playoff svanita di un soffio lo scorso maggio ed un girone d'andata pieno di alti e bassi. Va agli archivi un 2019 per il Pescara che nel complesso è positivo, anche se resta un po' di rammarico per le due mezze stagioni in cui si divide. Lo scorso gennaio, quando sono riprese le ostilità del campionato di Serie B, il Pescara di Beppi Pillon ripartiva dal secondo posto del girone d'andata a pari merito col Brescia. Un piazzamento che aveva fatto sperare in un delfino competitivo per la promozione diretta fino a fine stagione. Invece l'avvio del girone di ritorno non è stato gratificante. L'1-5 casalingo subito dal Brescia è stata una brutta botta che solo in parte la squadra ha saputo ammortizzare, tra un mercato di gennaio senza grandi colpi ed una squadra che nel corso delle giornate perdeva sempre più spensieratezza e coraggio. Il Pescara si è staccato dalle posizioni di vertice, riuscendo però a restare sempre nel treno playoff. 23 punti nel girone di ritorno a fronte dei 32 dell'andata, 55 punti totali per chiudere al quinto posto, diventato poi quarto coi provvedimenti della giustizia sportiva a discapito del Palermo. In scadenza di contratto, Pillon, più volte pungolato dal presidente Sebastiani nel finale di stagione, sapeva che una permanenza a Pescara passava dalla vittoria del playoff e una promozione in A, sogno svanito nella semifinale di ritorno quando il rigore di Di Carmine ha eliminato il Delfino e fatto proseguire la rincorsa del Verona verso la massima serie. È una cosa che sognavo sinceramente, di andare in finale e cercare di giocarmela lì. Lascio però con molto affetto alla tifoseria, i miei giocatori che mi hanno sempre sostenuto, che sono sempre stati vicini, che hanno lavorato con grande dedizione. È stato bello, purtroppo è finito ed è giusto che la società ricominci con un nuovo allenatore, con nuovi stimoli, e sono sicuro che il prossimo anno faranno grandi cose. La gara con l'Hellas, oltre ad aver chiuso l'esperienza di un tecnico che ha raccolto buoni risultati sul campo e lasciato un ottimo ricordo sotto il profilo umano, ha segnato anche l'addio di pezzi da 90 come Leonardo Mancuso, bomber da 19 reti dello scorso campionato, e del capitano Gaston Brugman, la cui cessione al Parma si è materializzata due mesi dopo. Nel frattempo la società aveva già operato una scelta che era nell'aria per la panchina, con la promozione in prima squadra di Luciano Zauri, fresco di vittoria del campionato di Primavera 2. Eravamo lì a parlare di allenatori e veramente sono bastati 30 secondi per dire: ma noi abbiamo in casa un buon allenatore, per quale motivo andarlo a cercare fuori? E quindi veramente ci abbiamo messo 30 secondi. No, non abbiamo chiesto nulla, come non avevamo chiesto nulla a Pillon e agli altri allenatori che c'erano prima. Noi cercheremo di allestire una squadra competitiva e poi lui dovrà fare il suo lavoro in campo. Sono molto contento di questa opportunità, spero di giocarmela alla grande, ce la metterò tutta insieme al mio staff, quindi grande emozione ma grande consapevolezza di voler fare un buon campionato. Beh, credo che sia un po' tutti quello che vogliono tutti, appunto, di voler giocare a calcio bene, di voler imporre il proprio gioco. È chiaro, è quello che proveremo a fare anche noi. Debuttante in B, l'allenatore di Pescina ha un gruppo in parte rinnovato che ha in Galano la punta di diamante del mercato e nei giovani Palmiero e Tuminello gli eredi designati di Brugman e Mancuso. Tra infortuni pesanti, Tuminello in primis, e un mercato che non completa il settore esterni per una squadra inizialmente impostata sul 4-3-3, Zauri fatica a trovare una precisa identità tattica finché dopo una serie di tentativi non viene individuato il 4-3-2-1, nel quale Galano e Macin, quest'ultimo di ritorno dal Parma, segnano tanto e sopperiscono alla mancanza di un centravanti prolifico. Dalla prima all'ultima giornata di andata, il campionato del Pescara è una altalena nella quale Zauri supera indenne un paio di crisi che lo hanno messo sulla graticola. Alla fine di questo 2019 il Pescara è ad una sola lunghezza dai playoff. Un po' tutto l'ambiente è consapevole che di più si può fare e società e squadra sono nelle condizioni di poter ottenere risultati migliori. Al 2020 il Delfino chiederà di far rientrare il caso Memusciai, di sfoltire e puntellare al meglio l'attuale organico nel corso del mercato e ripartire di slancio già dalla prima di ritorno con la Salernitana per imprimere al campionato un ritmo diverso e disputare una stagione da protagonista nella cadetteria, quale il Pescara può essere.